Siamo ancora insieme per la seconda parte di Angoli. Ve l'ho detto in apertura, manteniamo la promessa. E allora, da un po' di settimana a questa parte, lo sapete, una parte di volta in volta sempre diversa, appartenente a un settore diverso, però sempre dell'Iper di Grandate, ci raggiunge nello studio. Sono lieta di dirvi che questa è una di quelle serate fortunate, perché lo sapete, il cibo si comunque rende speciali anche i momenti delle feste. Adesso ce ne sono alcune che vogliamo un po' ricordare, quindi avere anche qualche spunto particolare. Andiamo per ordine. Innanzitutto, una parte dell'Iper di Grandate è arrivato qui da noi. Devo subito dire una parte del settore pescheria. Quindi buonasera ad Eleonora Costantini, anche ciao. Anche a te Roberta. Sono lieta che ci hai raggiunta perché ricordiamo che sei responsabile di tutta la pescheria dell'Iper di Grandate. Ebbene sì, Non sei venuta sola, ovviamente. No, assolutamente. C'è anche Ezio Lategana, corretto? Sì. Corretto. Sei collaboratore specialista anche tu della pescheria dell'Iper di Grandate. Grazie per essere qui e per aver portato una piccola gustosissima parte di quello che so essere però un banco che in realtà... Dovuti apprezzato. Vero? Sì. Questa è solo una rappresentanza. Questa è una piccola rappresentanza perché sui nostri banchi è molto apprezzato intanto l'assortimento. Sì. L'assortimento che va da un pescato nazionale a un pescato estero, a un prodotto di allevamento nazionale ed estero, e abbiamo anche dei prodotti locali molto apprezzati. Ma adesso vogliamo scoprire tutto noi. Poi è ora quasi di cena, qui siamo tutti con l'acquolina in bocca, sì. Quindi dobbiamo... Andiamo per gradi, guarda, facciamo così. Okay. Innanzitutto, per dare anche consigli a chi arriverà tardi questa sera, come me avrà poco tempo per cucinare, se dovessi darci un consiglio a tutti? Guarda, parto già con una premessa. Il pesce, anche se molti sono sempre molto titubanti, perché hanno paura della cottura, come si cucina, come non si cucina, il pesce è la cosa più semplice e veloce da cucinare. Quindi anche su poco tempo è la cosa indicata. Indicatissima, del tipo, oggi per esempio abbiamo degli ottimi branzini in promozione che sono facilissimi, la semplice cottura fatta al sale, impanato nel sale, messo nel forno per mezz'ora e abbiamo una cena gustosissima. Cioè io prendo la mia teglia, branzino ricoperto di sale grosso, ma mezz'ora... anche semplicemente solo impanato nel sale, solo impanato nel sale fino, che rimane più croccante la crosticina, quindi poi una volta cotto viene pulito e viene insaporito con un pochino d'olio, limone, prezzemolo. Semplice, e la cena è in tavola. È a posto. E piace abbiamo a tutti. A tutti. Quello piace dietetica, a tutti, ci avviciniamo all'estate, quindi... È bene stare lì, perché il pesce poi piace a noi donne che ci mantiene belle sì. Snelle, vero? Sì, adesso poi. Ma se le donne qui vogliamo preparare un menù speciale, visto che sta arrivando la festa della mamma, quindi anche in quel caso possiamo festeggiarla magari con qualche golosità fare della pescheria. Fare dei pesci, abbiamo dell'ottimo pesce pescato, tipo le ricciole, abbiamo dei saraghi, sono tutti pesci comunque di un certo prestigio e anche un certo sapore perché sono spettacolari, è un pesce pescato. Certo. E poi ecco, se vogliamo rendere una cenetta ancora un po' più piccantina, abbiamo... Quindi cenetta romantica, ci stai dando consigli? Sì, romantica, e andiamo su un bel piatto di ostriche, che queste che poi usiamo noi nella nostra pescheria sono un prodotto migliore, diciamo. Sì. Perché sono quelle di provenienza francese. Poi abbiamo degli scamponi che oggi sono arrivati dal Mediterraneo, oggi si è sbizzarrito. Guardali qui come, mamma mia, sono meravigliosi, vero Ezio? Abbiamo delle mazzancolle. Scamponi, mazzancolle, gamberi rossi. Mamma mia, tutto nel Mediterraneo. Tutto Mediterraneo. Tutto Mediterraneo, sì. L'ostrica comunque ci rimane il piatto forte, se vogliamo conquistare più qualcuno. Più romantico e afrodisiaco di quello. È vero. Ma senti, di locale che cosa avete invece? Di locale noi, logicamente, dobbiamo tener conto sempre della reperibilità e del comunque se c'è un fermo pesca, quindi non sempre si ha tutto. Però per esempio oggi ci hanno consegnato degli ottimi lavarelli, che sono gustosissimi, buonissimi, un ottimo pesce di lago. Logicamente questo è un criterio che si adotta su tutto perché il pesce ha un ciclo vitale e quindi ha una sua reperibilità, ha una sua stagionalità
e noi teniamo conto anche di questo. Ma è giustissimo, perché questo vuol dire che quando arriva comunque c'è grandissima qualità. Per tenere anche d'occhio un po' quando arriva il pesce locale o comunque tutti quelli che sono i pesci più gustosi, in questo caso io lo dico subito perché poi andiamo avanti a raccontare ai nostri amici a casa, però c'è sito internet www.iper.it/grandate, così si ha sott'occhio comunque tutto quello che arriva in giornata. Sai che comunque bisogna guardare in questo periodo anche un po' alla convenienza. Si può risparmiare? Sicuramente, perché questo non esclude l'altro discorso, certo, sulla qualità. Quindi, ripeto, noi la mattina quando ci mettiamo davanti al nostro computer per fare l'ordine, teniamo conto proprio della stagionalità, proprio per avere un prodotto migliore e logicamente anche la convenienza, averlo più conveniente. Quindi abbiamo sempre la certezza che sia un pesce fresco, il migliore di qualità e anche al miglior prezzo. Sì. Perché sì, è importante, sai, è i tempi sono questi. Adesso i tempi sono questi, però noi non abbassiamo mai la guardia, soprattutto, certo, su un discorso di qualità. Certo, ma c'è anche attenzione all'ambiente, che sì, sembra un discorso molto così lontano invece. No, dobbiamo capire l'impatto che ha la nostra scelta, certo, lavorativa sull'ambiente. Quindi noi diciamo che siamo un ultimo passaggio di controllo, certo, per verificare la salubrità del prodotto che rispetti, certo, le norme igieniche e tutto quanto. E quindi siamo l'ultimo passaggio, ma dietro di noi c'è tutta una serie di controlli che garantiscono questo. Sì. Quindi si tiene conto delle taglie minime, del tipo di pesca, cercando di ottimizzare più un tipo di pesca che non sia a discapito dell'ambiente. Direi una filiera veramente di grandi controlli, sì, per portare il meglio, sì, poi su quello che è il banco della logico vostra pescheria, quindi quando noi sappiamo di raggiungervi sappiamo che c'è il meglio al miglior prezzo possibile anche. Sì. Insomma, una filiera dove la passione comunque fa da padrona, anche voi comunque siete l'ultima, sì, parte, come diceva, sì, Eleonora, però è importantissima e questo è grande molto passione, apprezzato dai nostri clienti, sì, perché comunque noi mettiamo a disposizione, oltre la cortesia e la disponibilità logicamente, ma anche tanta professionalità e tanta passione, e questo ci è riconosciuto. E allora Ezio, lo sai che io faccio sempre aspettare, sì, chi c'è qui al banchetto, ma che in realtà viene per lavorare, certo, per farci vedere dal vivo un po' quello che è anche il tuo lavoro, sì, quotidiano. Abbiamo oggi un esempio di freschezza e qualità? Sì, io volevo innanzitutto accennare il fatto che per... ci hai portato, io so che ci farai vedere qualcosa come il raw fish, che io non so bene, sì, cosa raw sia. Fish, praticamente. Raw fish, allora, noi facciamo dei piattini dove vengono a gustarli dei nostri clienti nell'ora di pranzo. E uno dei piatti più apprezzati è il tataki, che praticamente è un filettino di tonno che noi arrotoliamo nei semini di sesamo. Sì. E dopo facciamo saltare in padella a parte, 2 minuti per parte. Dopo viene tagliato a fettine e servito nel piattino. Quindi diciamo un piatto pronto per la pausa, sì, pranzo. Sì, questo. Pausa pranzo. Questo qui è uno di quelli più apprezzati. Poi facciamo dei piattini anche con dei semplici crudi. Sì. Dei marinati e poi ne facciamo anche del cotto. Mm-hmm. Cotto o semicotto, per chi magari preferisce stare sul cotto, perché molti lo amano tutto quello che è pesce crudo, sushi, sì, poi mi ha insegnato la pronuncia, non lo sapevo, sì, raw fish, sì, però c'è anche per chi ama magari che le cose cotte, sì, diciamo sul crudo tende a andare su trova qualcosa il cotto, che è un semicotto. Ma mi fai una piccola dimostrazione, certo, di quella che è la preparazione? Allora, del questo raw qua fish è un filettino di tonno, sì, noi prendiamo dei semini di sesamo, mm-hmm, appoggio un attimo qua, lo arrotoliamo. Quindi voi passate completamente tutto, sì, il filetto passiamo dentro ai semini? Tutto il filetto dentro ai semini. Ed è già bello. È poi già io bello amo così. Il pesce crudo, devo dirlo. Perfetto. Nel frattempo facciamo scaldare una goccina d'olio in una padella, sì, antiaderente. Dopo lo mettiamo dentro, lo adagiamo e lo giriamo sui 4 lati, un paio di minuti a lato. Sì. Questo qui è crudo, noi abbiamo portato una dimostrazione di come, eccolo qui, di come verrebbe quando una volta cotto. Praticamente solo semplicemente scottato i bordi, perché è stato pochino in padella su ogni lato. Questo praticamente, sì, è come un roast beef, certo, di tonno. E dopo noi praticamente lo tagliamo in questo modo e facciamo dei bellissimi piattini. Quindi questo va bene sia per il pronto, perché viene appunto per la pausa pranzo, che si, sì, vuole pausa trovare pranzo, qualcosa, sì, di noi, già noi, pronto. Noi facciamo o al momento... Oppure abbiamo anche un'esposizione dove ci sono i piattini già pronti, per chi magari ha premura, prende, certo, il piattino e lo porta a casa. Ecco, nulla ci vieta nel caso anche di
potenzialmente potercelo rifare in casa, sì, vero? Certamente, tutto semplice. Infatti vi ho fatto vedere com'è la procedura, però se volete potete venire anche a trovarci. Eh sì, allora, se siete di corsa nella pausa pranzo che non sapete dove andare a mangiare, si fa una scappata lì per Di Grandate, che lì c'è tutta la parte pronta, sì. Ezio e gli altri collaboratori preparano proprio le vostre pause pranzo perfette, però ci ha dato anche una ricetta velocissima, sì. Veramente. E poi volevo aggiungere che noi lo accompagniamo sempre con della marinatura o delle salsine sempre fatte da noi. Ed è buono, mi fido? Buonissimo? È buonissimo e veramente abbiamo tantissimi clienti che è molto lo apprezzano. Sì. E allora va provato, lo dovrò provare. Anche aspettiamo il tutti, per chi non l'avesse ancora fatta. Posso chiederglielo, perché comunque sia, si stava preparando, è sempre bello vedere anche la preparazione. Certo. E gli oggetti un po' del mestiere. Sì, beh, noi utilizziamo un coltello in ceramica. La pinza per mettere il pesce nel piattino e i guanti, perché ovviamente ritorna il discorso dell'igiene, dell'attenzione. Poi tutto viene sempre preparato sotto gli occhi dei clienti, perché mentre mangiano vedono anche le preparazioni che facciamo e quindi anche è proprio a garanzia del lavoro che c'è dietro, di qualità. E io zio continuo a tagliare, insomma, sì, sì. Qui e poi, facciamo anche sushi. C'è anche sushi. Facciamo anche sushi. Vabbè. E qui bisogna proprio andare. Guardate, tenete veramente a mente il sito internet www.iper.it/grandate per vedere quella che è la preparazione, l'assortimento quotidiano di volta in volta del banco della pescheria. Andatevi a trovare. Eccolo qui. A disposizione del piattino tipo, diciamo. Questo è il piattino di tataki. Buon appetito. E invece questo qua poi li facciamo anche in varie tipologie o con il crudo. Piattino bene o male generalmente è così, sì. Poi mettiamo magari del crudo, del marinato, come abbiamo detto prima, del cotto. A seconda dei gusti. Tutti i gusti sono comunque Poi serviamo crostacei, serviamo ostriche, serviamo un po' di tutto. Beh, ogni gusto troverà la sua esplosione di sapore, l'abbiamo capito, noi dobbiamo fare così, ora dare la linea al telegiornale, quindi noi l'assaggeremo sicuramente questo, voi dovete andare però di persona per assaggiarlo. Ringrazio moltissimo i miei ospiti per Eleonora Costantini per essere stata con grazie noi. Grazie a voi di averci ospitato. E grazie alla bravura, alla manualità, insomma, e a questo ingolosimento che ci ha dato ad Ezio La Tegana, grazie tante. Grazie a voi, vi aspettiamo. E allora non mancheranno di arrivare anche i nostri telespettatori a trovarvi, non mancherete, mi auguro, anche di ritornare in nostra compagnia con il programma proprio domani sera, come sempre alle ore 19, domani sera avremo Angoli Salute, dunque l'incontro settimanale con i medici di famiglia che ci parlano di settimana in settimana di quelle che sono le patologie più diffuse e poi come fare per curarci e per preservare al meglio la nostra salute. Grazie per essere stati con noi, ricordo www.espansionetv.it se volete rivedere le nostre puntate. Grazie, arrivederci.